Buonasera a tutti, eccoci in diretta. Buonasera Fabio, Buonasera a te e a tutti. benvenuto nel nostro studio virtuale. E buonasera a tutti i lettori e i nostri amici che si stanno collegando piano piano. Questa sera avremo il piacere di avere ospite Fabio Maria Riso, che vedete qui nel video con me. Fabio, da dove sei collegato? Io sono collegato qui da Napoli, da casa mia. Ok. E com'è il tempo? Caldo, bello? Beh, Napoli non è mai molto fredda, comunque non è neanche molto caldo, ma soprattutto è secco e c'è il sole durante la giornata, questo è importante. Non come qui a Bologna, che abbiamo la nebbia ogni tanto. Chi Ma ci oggi non c'è. definire? Oggi non c'è. No, oggi no, ma devo dire che il cambiamento climatico si fa sentire anche qua al nord. Allora, Fabio, che è qui in rappresentanza per la Shanshung Publication, con lui questa sera parleremo di questo testo di Chiangkhai Nankai Norbu, dal titolo Lo specchio, un consiglio sulla presenza e la consapevolezza, che tu hai in un'altra edizione, se non erro, perché Sì, questo io ho dell'edizione è nuovo. vecchia, ma insomma, il testo ovviamente è identico. Ecco, vedi, logorato dagli anni Esatto. di letture. Allora, Fabio è laureato in lettere e filosofia e ha insegnato in diverse università italiane. Segue dal 1999 l'insegnamento Dzogchen del maestro tibetano Nankai Norbu. Tiene dei seminari e dei corsi in Italia e in numerosi paesi europei di meditazione inerente alla traduzione buddista tibetana allo Dzogchen o Hatha Yoga. Bene, adesso che ti abbiamo introdotto, come sempre per chi ci segue da casa, le domande sono le benvenute, quindi non siate timidi, perché insomma siamo tutti qui per imparare. Abbiamo già parlato di Dzogchen, abbiamo già presentato dei libri di questa collana, e oggi abbiamo il piacere appunto di parlare di come dire, questa nuova edizione dello specchio, che in realtà è un libro piccolino, nel senso che sono 70, 80 pagine, quindi rispetto agli altri che abbiamo presentato negli scorsi mesi, potrebbe sembrare un libricino un po' più sottile, ecco, diciamo. Ed è un testo che racchiude i tre aspetti fondamentali della via dello Dzogchen, vero Fabio? Sì, è praticamente un testo essenziale scritto da Chogyam Nankai Norbu. Chogyam Nankai Norbu è un maestro tibetano che ha insegnato per 50 anni Dzogchen in tutto il mondo, fondatore della comunità Dzogchen, che è costituita da sedi più grandi come quella centrale di Merigal in Toscana e altre più piccole. Ed è un insegnamento estremamente diretto, essenziale, e che peraltro non richiede diciamo nessuna preparazione e anche nessuno studio precedente. Come dire, un modo un po' semplice ma diretto per introdurre il principio dello Dzogchen è proprio l'etimologia della parola. Dzogchen vuol dire totale perfezione. Totale perfezione è la nostra parte profonda, e l'insegnamento, lo scopo dell'insegnamento è scoprire questa parte profonda. Poi, Penelope, volevo dire una cosa proprio nel merito del testo, Sì. cioè tu hai detto giustamente questo testo è 80 pagine, ma in realtà consideriamo che 15 pagine consistono nella trascrizione in tibetano del testo, e poi in realtà il testo originario è 25-30 pagine, perché poi le altre 30 pagine sono un commento di Chogyam Nankai Norbu del testo stesso. Quindi veramente è una introduzione diretta all'essenza dello Dzogchen in modo sicuramente non intellettuale, ma estremamente diretto. Ecco, questo è un modo per
Quindi facciamo qualcosa di estremamente concreto anche parlando di questo testo. Certo. E tu hai conosciuto il maestro nel 99? Sì, io ho conosciuto il maestro nel 1999. Lui aveva insegnato già circa 20 anni presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, Lingua e Letteratura Tibetana. Okay. Era venuto in Italia, invitato per un ruolo accademico appunto all'università, e poi dopo un po' di tempo, dopo qualche anno, ha incominciato a insegnare appunto Dzogchen, e la comunità si è ampliata in modo esponenziale, in modo molto rapido. Ora siamo circa 10.000 persone che seguono sistematicamente l'insegnamento, ma ormai lo Dzogchen, come dire, è stato insegnato da Shogen Anken Norbu a decine di migliaia di persone. E poi non c'è solo Shogen Anken Norbu come maestro. Il principio, diciamo, principale di questo insegnamento è che questa conoscenza della parte, nostra parte profonda, che può essere sperimentata poi con la meditazione, è appannaggio di tutti. Shogen Anken Norbu ha sempre detto: io sono arrivato in Occidente, e anche se lo Dzogchen è stato sempre insegnato all'interno della tradizione del buddismo, non c'è bisogno neanche di usare i simboli o di essere buddisti o di essere dei monaci, noi siamo tutti laici, quindi è un insegnamento, diciamo, diretto, che utilizza il repertorio culturale della cultura tibetana, ovviamente, dove è sorto l'insegnamento, ma questo non è vincolante, e anche per questo credo poi ha avuto anche, è stato molto seguito, no? Cioè non è che un occidentale deve diventare buddista, deve conoscere i simboli buddisti per comprendere e praticare lo Dzogchen. Certo, quindi diciamo è aperto a tutti. Ovviamente bisogna avere una certa, come dire, un certo interesse verso la spiritualità, certo. Però in maniera, come dire, sia occidentale che orientale, diciamo, arriva a tutti come insegnamento. Sì. In questo senso. E tu sei insegnante di meditazione e insegni quindi meditazione come insegnata dal tuo maestro Norbu? Sì, possiamo partire subito per entrare nell'argomento in modo specifico dal sottotitolo. Sì. Lo specchio, un consiglio sulla presenza e la consapevolezza. Beh, adesso, come sicuramente tutti sanno, quelli che ci ascoltano, negli ultimi 30-40 anni soprattutto, non solo i modi di meditare dell'insegnamento buddista e induista sono diffusi moltissimo in Occidente, ma poi abbiamo il boom, per esempio, della mindfulness, o anche tantissime scuole psicologiche hanno creato dei nuovi protocolli di meditazione, quindi diciamo c'è una grande richiesta dell'aspetto meditativo. Ora, tento di dire qualcosa di diretto e semplice, specifico poi dell'insegnamento Dzogchen. Allora, innanzitutto il principio fondamentale è che diciamo lo scopo della meditazione è vivere meglio e mantenere la presenza e la consapevolezza nella vita quotidiana. Generalmente quando si parla di Dzogchen si introduce questo pensiero, denominato i tre dharma della via: punto di vista, meditazione e comportamento. Punto di vista vuol dire che noi studiamo per esempio un testo in cui è presentato, diciamo, presentata l'idea della vita, l'idea del cammino, perché seguire un sentiero, eccetera. Diciamo quello che noi diciamo studio intellettuale. Okay? La meditazione vuol dire fare esperienza di quello che si studia. Per esempio, se noi parliamo di presenza e consapevolezza nella meditazione, noi dobbiamo fare esperienza di questo. Il comportamento indica dove, se c'è un minimo di realizzazione. Per esempio, se noi pratichiamo la presenza e la consapevolezza e dopo 2 ore di pratica usciamo da una sessione di pratica, torniamo in casa e siamo conflittuali, picchiamo i nostri interlocutori oppure non riusciamo a dialogare, vuol dire che la meditazione è servita a niente. Cioè, la vera verifica della pratica della meditazione è il comportamento. Questo è un punto di vista importante. Sì, è un punto di vista importante perché intanto è legato alla pragmaticità dello Dzogchen e del buddismo. Il buddismo in genere è un insegnamento molto concreto.
Forse anche per questo ha avuto tanto successo negli ultimi 40 anni. Il Buddha storico diceva, guardate, vi conviene seguire una via di consapevolezza, ma non per un motivo spirituale astratto, o perché è giusto, o perché è un dovere, eccetera, ma perché conviene. Ecco, io uso apposta questo termine molto materialista. Cioè, diciamo, se noi osserviamo noi stessi, ecco, andiamo un po' al principio della meditazione, se noi osserviamo noi stessi, scopriamo che osserviamo la nostra mente, osserviamo le nostre emozioni, scopriamo che siamo condizionati dalla rabbia, dalla gelosia, dall'attaccamento, eccetera, no? Allora, il primo punto è questo, cioè essere passivi ed essere condizionati dalle emozioni ci conviene o no? Cioè, l'esito della nostra inconsapevolezza di come siamo, che poi parte spontaneamente, istintivamente, produce effetti che ci fanno piacere o no? Perché Penelope, tu prima dicevi quando c'è un cammino spirituale ci deve essere una motivazione, no? Magari anche chi ci ascolta ora, per quanto in modo apparentemente casuale, poteva anche usare un altro clip. Quindi voglio dire, questa è diciamo la prima motivazione. E questo è spiegato in modo molto semplice e molto diretto. Cioè, per esempio, se io voglio fare un esempio personale, esempio che faccio sempre, se io mi sveglio la mattina e mi sveglio nervoso, ora lasciamo stare perché, però mi sveglio e sono nervoso. Se io sono consapevole al fatto che sono nervoso, cioè so che sono nervoso, se poi vado nel mio ufficio e devo iniziare il mio lavoro, io posso intanto controllare il mio nervosismo, poi gestirlo perché so che lo ho. Se di fronte a me io sono presente che c'è una persona che mi è antipatica, che mi genera emozioni negative, ma io con quello devo collaborare perché dobbiamo fare un lavoro insieme, io sono presente alle emozioni e poi divento consapevole, cioè vuol dire che tento di adattare il mio comportamento alla circostanza. Quindi essere presente e vigile non vuol dire controllare e bloccare il proprio mondo, ma significa interagire in modo dinamico, e questo è qualcosa di estremamente pratico, estremamente concreto. Certo. Che quindi della meditazione in genere, no? Della meditazione, certo. Di Bhante, ecco. Sì, diciamo che è un insegnamento che a livello, come dire, generale, il suo scopo è quello di agire proprio sulla nostra vita quotidiana, quindi di farlo proprio. C'è un principio. Sì, ciò che anche Norbu, quando venne in Italia, disse: guardate, io potevo anche insegnarvi aspetti tradizionali del buddismo tibetano legati alla via del monaco e così via, solo che a voi non serve a niente perché voi siete tutti laici, non è che dovete andare in una grotta o in montagna a fare un ritiro spirituale. Un cammino interiore è un cammino laico, ecco, questo è un principio molto forte, diciamo, e che anche differenzia lo Dzogchen da tante altre scuole buddiste, perché poi il buddismo è composto da una galassia di insegnamenti. Senti Penelope, se sei d'accordo, io vorrei adesso leggere alcune righe proprio fatte da questo testo, e perfettamente all'inizio del testo stesso. Sì. Quindi, pagina 21, perché avete il libro. Una persona che pratica lo Dzogchen deve avere una perfetta presenza della consapevolezza. A questo riguardo, finché non si è compresa la natura della propria mente e non si è diventati capaci di controllarla, qualunque spiegazione sulla presenza e sulla consapevolezza resta solo un po' d'inchiostro sulla carta o un argomento di discussione per intellettuali e non può dare risultati. Ora, diciamo, non sfugge, non l'attitudine polemica, ma come diciamo le parole, come dire, non sono subito esprimono qualcosa di estremamente forte, ma anche di estremamente preciso rispetto all'idea che che lo studio intellettuale, per esempio, possa essere utile. Nell'insegnamento Dzogchen abbiamo detto prima, c'è lo studio, poi c'è la meditazione, poi c'è il comportamento. Lo studio è ciò che vale meno. Quindi qui si dice, vedete, se non c'è una integrazione, cioè, per esempio, se noi pratichiamo meditazione, se non aumenta la nostra consapevolezza, abbiamo detto già prima, e presenza, questo rimane come un po' di inchiostro, cioè non serve a niente.
finché non si è compresa la natura della propria mente. Adesso siamo a un punto cruciale. Che vuol dire comprendere la natura della propria mente? Allora, l'insegnamento Dzogchen si introduce in questo modo: mente e natura della mente. Si potrebbe spiegare anche con tantissime altre espressioni, eh? Per esempio, nella tradizione occidentale, noi potremmo dire superficie, superficialità e essenza. Superficialità sarebbe la mente ordinaria, cioè quella per la quale noi pensiamo, ragioniamo, giudichiamo. Ma al di là di questo, tutti gli esseri umani, cioè non in seguito a uno sforzo, a una via, ma per natura, cioè dalla nascita, e noi abbiamo a disposizione un tesoro che è la nostra parte essenziale, che nel buddismo non si chiama spirito o anima, ma per esempio nella tradizione cristiana, per esempio, si definisce in questo modo. La prima cosa importante da dire è che questo qualcosa è innato, questo è molto importante, cioè non è che noi dobbiamo fare un cammino per scoprire che abbiamo una parte profonda. Ne abbiamo una parte profonda indipendentemente da un cammino. Però, quindi, per prima cosa dobbiamo È trovare. qualcosa che abbiamo tutti uguale allo stesso modo. Sì, noi possiamo dire in modo plastico che non c'è differenza tra un discepolo e un maestro a livello essenziale. Cioè, nel senso che non è che la natura della mente del maestro è più bella della natura della mente di diversa o migliore. E diciamo che nell'insegnamento buddista si dice un maestro è qualcuno che è sempre in contatto con la propria parte essenziale. Propria parte essenziale è chiunque ne fa esperienza. Non c'è bisogno di praticare Dzogchen, no? Tutti lo sappiamo questo. Anche è difficile esprimerlo con parole. Ma tutti sappiamo che abbiamo livelli di esperienze interiori più o meno profonde, più o meno essenziali. E quindi l'insegnamento consiste in questo. Io scopro, grazie in particolare a qualcuno che ha già questa esperienza, questa mia natura profonda. Poi pratico e medito per avere ripetute esperienze e poi cerco di portare questa consapevolezza nella vita quotidiana. Presenza e consapevolezza. Adesso vorrei proprio spiegare la differenza tra presenza e consapevolezza in base a quello che viene spiegato in questo testo. Ok, possiamo trovare 30.000. Non è questa la migliore, miglior modo di spiegare. Eh? Allora, presenza, anche questo è un esempio anche che veniva fatto nei sutra del buddismo di base. Presenza è questa, per esempio. Vedete, io adesso ho un bicchiere in mano. Sono presente se nel momento in cui adesso io sto avvicinando il bicchiere alla mia bocca, no? Adesso inclino il bicchiere e inizio a bere. Io posso fare questo meccanicamente. Meccanicamente vuol dire che se Penelope mi chiede fra 5 minuti, Fabio, ma tu hai bevuto? Io posso dire no, nel senso che se io non sono presente mentre faccio una cosa, ovviamente mi dimentico, cioè non posso portare alla memoria dopo quello che ho fatto. Per esempio, io posso mangiare e dopo 2 ore voi mi chiedete che hai mangiato, io non so dirlo. Quindi la presenza è una cosa puramente tecnica, no? Ma consapevolezza vuol dire che simultaneamente, in questo caso, per esempio, io sono consapevole anche del sapore, ma anche prima di prendere il bicchiere, se l'ho preparato io, ok, bevo. Ma se qualcuno mi offre fuori contesto un bicchiere. Se io vedo un bicchiere con una sostanza bianca all'interno, in realtà potrebbe anche essere grappa o qualsiasi altra cosa, no? Cioè ci sono dei contesti in cui è bene che io stia attento a cosa sto bevendo. Allora, se io conosco anche il contenuto e ho la presenza di essere consapevole a cosa sto bevendo, ecco che questa è la consapevolezza. Oppure, altro esempio, ancora più forse immediato. Io posso dire che sono presente perché sto al ristorante e bevo 5 bicchieri di vino. Ogni volta che bevo il bicchiere di vino, io so che sto bevendo un bicchiere di vino. Però magari non sono consapevole perché non ricordo che dopo 3 bicchieri di vino e mi tremano le gambe, io devo anche guidare e dopo mi possono anche controllare. Allora questo vuol dire che la presenza meccanica dell'atto del bere c'è, ma non c'è la consapevolezza, cioè anche delle conseguenze del fatto che io bevo. Quindi voi vedete che adesso già il principio della consapevolezza integra quello diciamo, della presenza meccanica da questo punto di vista. Perché per esempio noi spesso siamo in questa situazione nella vita quotidiana, no? Possiamo dire, ma tu
qualcuno ci può dire, ma io sono presente, io so quello che faccio. Ma mentre dice questo, urla. Stiamo discutendo con qualcuno, questo qualcuno ci dice, io sono arrabbiato con te, ho il diritto di fare, voglio continuare a farlo e continua a urlare. Sono presente. Ma no, ma presente forse meccanicamente, ma non consapevole, perché noi dobbiamo risolvere un problema. Se tu mi urli, certamente tra noi si crea un attrito, non risolviamo nessun problema. Quindi vedete, la presenza della consapevolezza è legata a un'attitudine che si impara nella meditazione, a accorgersi di quello che ci succede a livello del corpo, a livello delle emozioni, a livello della mente, che sono chiamate nello Dzogchen le tre porte attraverso cui abbiamo contatto col mondo. Corpo, energia o emozioni o voce, a seconda di come vogliamo dire, e mente. Ecco, quindi questo è anche un punto estremamente importante. L'allenamento della meditazione quindi può riguardare il corpo, cioè mantenere la presenza del corpo, del respiro, eccetera, può riguardare il movimento delle emozioni e dei pensieri, o può riguardare appunto delle emozioni e dei pensieri come un tutt'uno, anche distinguendo le emozioni dai pensieri. Adesso un punto molto interessante dell'insegnamento Dzogchen, che voglio dire subito perché è collegato a questo, è che in generale, mentre in molte scuole di meditazione, si dice che lo scopo della meditazione è trovare uno stato calmo senza pensieri e senza emozioni. Esatto, Cioè io allora voglio meditare, perché voglio meditare? Mi voglio rilassare. Che vuol dire che mi voglio rilassare? Che non voglio avere pensieri, che non voglio avere stress. Ok. Ma il senso reale di meditazione dell'insegnamento Dzogchen è una cosa ancora più profonda. Cioè nell'insegnamento Dzogchen si dice, ma uno per trovare uno stato meditativo, non c'è bisogno di non avere emozioni e pensieri, anche perché questo vorrebbe dire che noi dobbiamo ritirarci, come dicevo prima, in una grotta o nasconderci dal mondo. Cioè non è che noi dobbiamo, per questo prima dicevo, la vita quotidiana è meditazione. Che vuol dire? Che io posso essere presente mentre cammino, mentre parlo, per esempio adesso io sto parlando con voi, ma quindi io non sto meditando in senso stretto, cioè non è che sono fermo con le spalle dritte. E tradizionalmente faccio meditazione, però in realtà il principio dell'insegnamento Dzogchen è che le emozioni e i pensieri non sono un ostacolo a trovare lo stato della presenza e della consapevolezza. È per questo che lo Dzogchen è molto moderno, perché non è che ti dice tu per trovare la presenza e la consapevolezza ti devi Non mettere devi in. sì, questa in effetti è una cosa molto diversa rispetto alle altre, come dire, vie spirituali di cui magari abbiamo parlato in altre presentazioni, nel senso che è proprio una consapevolezza di vedere anche come funziona la nostra mente, no? Quindi vedere il flusso dei nostri pensieri. E averne consapevolezza, ma non vuol dire eliminare quei pensieri o avere solo pensieri, come dire, tra virgolette, positivi e non negativi, giusto? Sì, cioè il principio dello Dzogchen è questo, tu lavora con quello che sei, non è che devi cambiare per lavorare, per trovare la presenza, cioè non è che tu prima cambi e poi possiamo vedere se riesci a trovare lo stato meditativo. Infatti uno dei punti principali dell'insegnamento è questo, cioè non modificare nulla, nel senso che tu puoi essere presente per come sei, non che prima devi cambiare. Questo perché? Ecco, adesso lo diciamo nel modo più semplice possibile, no? Non filosofico, perché abbiamo detto che sin dall'inizio noi abbiamo una natura profonda, essenziale, che funziona. Allora, se io già dall'inizio ho una natura essenziale, non è che devo modificare qualcosa per scoprire la mia natura essenziale. Quella sta già là, sono le abitudini che mi impediscono il contatto, ma non è che devo generare questa potenzialità di scoperta della parte profonda. Questo è anche il motivo per il quale quando Chogyam Ankhen Horbo, che fu riconosciuto alla nascita per il sistema che credo molti di voi conoscono, del riconoscimento spirituale tipico del buddismo tradizionale, no? Delle reincarnazioni, riconosciuto come la reincarnazione di grandi maestri, eccetera, quando li arrivò
in Italia si chiese: ma come posso introdurre l'insegnamento buddista, diciamo, in Occidente? Questo l'ho già detto prima, no? Ebbene, certo, subito lavorando con il movimento, l'insegnamento, quello che noi diciamo sono i pensieri e le emozioni, si spiega con la parolina movimento. Movimento quindi non è solo il movimento fisico. Allora si dice nell'insegnamento: tu lavora col movimento dell'energia e con le emozioni, però a quel punto è molto importante che sviluppi la presenza e la consapevolezza. Per esempio, un esempio veramente molto concreto è quello della vita sessuale, no? Dico questo perché ovviamente, come sappiamo, la sessualità è legata, alla manifestazione più potente della nostra energia emotiva, fisica, no? Potente intendo dire che quando noi viviamo, per esempio, il piacere sessuale, la possibilità del controllo mentale, si abbassa, no? Quindi l'energia è più potente. Allora, in alcune scuole, in particolare quelle monacali, evidentemente, che ci sono anche in Occidente, ovviamente, si dice: tu meglio che non hai rapporti sessuali. Perché se vuoi fare un cammino interiore, ma intanto vivi le tue passioni, Non le puoi. passioni ti fanno dimenticare te stesso, cioè appena ti innamori, ovviamente c'è il desiderio sessuale, poi c'è il piacere, poi c'è l'attaccamento al piacere, poi c'è la gelosia perché non vuoi che il tuo partner fa quello che ha fatto con te con un altro, perché l'oggetto del piacere deve essere mio, no? Allora si sviluppa la gelosia, insieme alla gelosia si sviluppa l'ego. Insieme all'ego si sviluppa la rabbia, qualora per esempio la persona di cui Non sei fa come innamorato vogliamo noi. sta con un altro, no? Allora a questo punto la cosa migliore è che tu fai un voto di castità, perché nella via monacale si dice: se tu fai un voto di castità, non puoi essere schiavo delle passioni perché non le vivi. Ma nell'insegnamento Dzogchen si dice il contrario, cioè si dice: tu vivi le passioni. Perché se hai una Ferrari, per così dire, approfitta che il motore è potente, no? Solo che devi conoscere bene come premere l'acceleratore e devi avere sempre un freno a disposizione. Che vuol dire conoscere l'acceleratore e avere il freno a disposizione? Vuol dire avere presenza e consapevolezza, che è proprio il modo con cui si gestisce il mondo emotivo e mentale. Quindi è vero che l'insegnamento Dzogchen dà totale libertà. Tu non hai, come dire, regole, etiche, Limitazioni. esatto, però c'è il però, cioè però al tempo stesso è richiesta presenza, perché poiché sei al volante di una Ferrari, devi saper gestire il Non ti gas, devi schiantare. magari a volte è meglio che parcheggi la macchina, la riprendi dopo un'ora, oppure che capisci bene come funziona l'acceleratore, no? Comprendere, ripeto, come funziona l'acceleratore del freno significa conosci te stesso. Il famoso conosci te stesso, che è alla base anche del pensiero occidentale, no? Con Socrate, cioè niente di nuovo sotto al sole, poi, Sì, detto in modo diverso, ma il concetto, come spesso succede, è quello. sì. Sì, quindi diciamo che questo testo ruota attorno a questi due aspetti, presenza e consapevolezza, che come abbiamo visto con te sono complementari, no? Non c'è uno senza l'altro e devono tutti e due andare di pari passo. E la meditazione in tutto questo. A livello proprio pratico, che è anche un aspetto dello Dzogchen, dello Hatha Yoga, come si relaziona? Cioè, che ruolo ha? Proprio dico, le sedute di meditazione o non so, c'è qualche, come dire, regola, bisogna fare tot meditazione, non lo so adesso come funziona, Sì. però Ok, magari può essere interessante approfondire. allora cerco Visto che tu sempre di sei anche essere maestro. ok, cerco di essere il più semplice e anche più diretto possibile. Allora, noi abbiamo la meditazione principale consiste nella possibilità, che però non è prevedibile, di incontrare direttamente la nostra natura fondamentale. Cioè, per esempio, io sono seduto con la schiena diritta, sono con gli occhi aperti, mi collego
alla mia natura fondamentale, questo riesce e allora a quel punto è fatta, no? Cioè, voglio dire, non c'è baby. Questo è precisamente quello che è detto in quello che ho letto, no? Cioè, scoprire la natura della mente. Però questo in genere è qualcosa che è ineffabile e dura poco. Allora, giustamente Penelope dice, ok, ma c'è un metodo o metodi? Ecco. Allora, nell'insegnamento nella comunità Dzogchen, nell'insegnamento Dzogchen, abbiamo moltissimi metodi. Ora, i metodi sono relativi a su cosa noi vogliamo lavorare. Allora, Dzogchen vuol dire totale perfezione. Quindi, in senso stretto, il metodo è semplicemente, in essenza, il metodo è semplicemente un non metodo. Cioè, noi abbiamo già diciamo, la capacità di scoprire e rilassarci nel nostro stato, collegandoci magari con il nostro maestro, questo si chiama la pratica del Guru Yoga, che ci ha introdotto, ci ha aperto questo tipo di conoscenza. Ma poiché, come dicevo prima, questo è uno stato di grazia, quando io non sono nello stato di grazia, che faccio? Ecco, il primo addestramento è allenare la mente a essere presente a quello che succede. Facciamo un esempio di come può essere una meditazione di presenza meditativa. Per esempio, io sono con la schiena diritta, come sto ora, non necessariamente assumendo posizioni yoga particolari, e pongo l'attenzione sui pensieri che sorgono. Ora, se io non ho mai meditato, è anche possibile che io non mi accorgo di avere neanche un pensiero, eh? Cioè, se adesso gli dico, per esempio, non lo facciamo perché abbiamo poco tempo e questo non è un workshop, ma se io vi dico, ok, siamo con la schiena diritta e voi osservate i vostri pensieri, poi dopo 5 minuti io vi chiedo, che pensieri avete osservato? C'è sempre qualcuno magari che dice, io veramente non ho nessun pensiero. Oppure, tu osserva la tua mente e poi dimmi che emozioni hai avuto. Ma non è così banale come sembra. Il fatto di acquisire un'abilità di osservazione di quello che succede dentro di noi. Per esempio, ci sono persone che si irritano e si alterano mentre parlano e non se ne accorgono, anzi, questa è la norma. Allora, quindi, pratiche successive, prima brevi, poi lunghe, di osservazione dei movimenti della mente e delle emozioni. In questa fase, che è quella iniziale, noi non è che vogliamo correggere quello che osserviamo. Cioè, per esempio, se io sto così e scopro che faccio dei pensieri negativi perché sto ancora pensando a uno screzio che ho avuto un'ora fa con un mio amico, questo non necessariamente è una cosa negativa rispetto alla presenza. Cioè, io sono presente, vi ricordo, comprendo, vedo che ho questo. Quindi, da questo punto di vista, lo scopo della presenza è in se stesso. Cioè, non è curativo, non è terapeutico. Cioè io non posso, poi certo posso anche ripromettermi di cambiare con la meditazione il mio carattere, cioè di generare Migliorare. compassione, ecco, per la pratica della compassione, che è il cavallo di battaglia dell'insegnamento buddista. Certo. Cioè io sto lì, Ma penso a una persona che soffre e dico ok, voglio inviargli emozioni positive, questo per far diminuire il mio ego, no? E questo è un metodo concreto adesso, cioè qui lo scopo non è solo essere presente, è anche generare compassione. E perché io cerco di generare compassione? Per sviluppare bodhicitta, cioè per far diminuire il mio ego generando il suo opposto. E anche per i principi di aiutare gli esseri in genere. Dimmi Penelope, forse... faccio una domanda che mi è venuta così adesso, un po' estemporanea, ma invece abbiamo parlato di sentimenti, cioè emozioni negative, quindi tu hai parlato della rabbia, dell'aggressività, diciamo, ma invece per esempio l'ansia, che è comunque anche quello un po' il male del nostro tempo, come viene gestita? Cioè, Sì. sono una persona molto ansiosa, Sì. molto preoccupata. Allora, in generale, come punto di partenza, una persona ansiosa è una persona che è travolta o dalle emozioni o dai pensieri, più facilmente dalle emozioni. Per esempio, io devo intraprendere una cosa per la quale io ho paura del giudizio degli altri, allora incomincio a essere ansioso, eccetera.
Adesso, nell'insegnamento docente si dice una cosa molto semplice, cioè se c'è la presenza continuativa a quello che succede dentro di me, l'ansia automaticamente diminuisce. Faccio un esempio, no? Quando noi abbiamo una crisi di ansia, no? O anche abbiamo un aumento di stress, per esempio, poi all'improvviso diciamo, caspita, io oggi sto super stressato, non posso più lavorare. Oppure all'improvviso io dico, mi è scoppiato mal di testa e quindi non posso procedere. Ma dal punto di vista meditativo, rispetto a come io ho impostato finora, questo vuol dire mancanza di presenza. Perché? Per esempio, se tu mentre studi, mentre lavori, ti accorgi che tu mentre stai lavorando stai pensando a un'altra cosa e ti produce stress questo lavoro, allora se tu vedi questo, subito fa entrare in azione un antidoto. Per esempio, dico ok, adesso sono ansiosa, faccio una piccola passeggiata, oppure vedi dentro di me sta aumentando questo per questo motivo. Cioè, in poche parole, qui si esprime il principio che sono proprio le emozioni non viste mentre sorgono che producono il problema emotivo. Allora, quindi la prima cosa è vedere. Poi, quando uno ha visto, devi imparare un'altra cosa, che è disinnescare l'attaccamento. Cioè, tu vedi, o io vedo, per esempio, ok, stamattina c'ho un impegno importante, allora c'ho ansia. Me ne accorgo appena mi sveglio perché sono presente. Adesso, se lo vedo subito, può darsi che diminuisce, ma un modo di far diminuire l'ansia, per esempio, a livello meditativo, è anche il riconoscimento, e questo è un altro cavallo di battaglia dell'insegnamento buddista, che quello è impermanente, come si dice. Cioè, in poche parole, se mi dà ansia una discussione con te perché abbiamo continui attriti, non siamo d'accordo, io incomincio ad andare in ansia sempre più forte. Se ho la capacità della presenza, di richiamare la presenza e dire, senti, ma al limite, ok, può darsi che ha ragione Penelope, cioè, ma alla fine cosa sto difendendo che non posso sopportare? Che lei ha ragione, io ho torto, no? E sto difendendo un'idea di me, ma vale la pena? Ecco che il cavallo di battaglia del punto di vista dell'insegnamento buddista in genere è l'impermanenza. Cioè si dice, e questa è anche una meditazione sull'impermanenza, che non è una cosa triste per deprimersi. Però io non voglio riflettere sull'impermanenza perché se no sto male. Sì, ok, ma d'altra parte tutto è impermanente uguale, no? Sì, come facciamo a vivere il qui e ora se noi pensiamo che dura un'eternità quando quello magari è solo un momento particolare? Questo proprio è un punto cruciale dell'insegnamento. Cioè, ma questo anche nella filosofia e nella cultura occidentale, no? Si dice vivi il qui e ora, ik tnunk, non proiettare sul futuro. Se noi siamo capaci di vivere il presente senza sperare che continui nel futuro, noi godiamo molto di più. Noi diciamo una persona saggia è una che non è che è superficiale, però prende anche l'attimo per quello che è. Perché questo? Non perché è cinico, perché è strafottente, ma perché sa che quello, per sua natura, non può durare all'infinito. Okay. E certo, a questo poi il punto finale di questo discorso è legato alla morte, chiaramente, no? Perché il nostro vero problema non è solo che finiscono le gioie, finiscono, ma è che non vogliamo invecchiare, non vogliamo morire. Questo è tutto un altro campo, magari non è il caso di parlarne ora. Non so se ti ho risposto, Penelope. Sì, hai risposto. Direi anche in maniera esaustiva. Ti leggo Maria Teresa che chiede: i pensieri che arrivano quindi li dobbiamo ascoltare e poi lasciarli andare? Il metodo consiste nel vederli innanzitutto. Adesso sì, ascoltare e vederli probabilmente è la stessa cosa. Cioè, primo step, vedere che sta succedendo e poi lasciarli andare. Lasciarli andare vuol dire perfettamente non attaccarmi e non dare troppa importanza al pensiero. Per esempio, io sto così con la schiena diritta, medito, e faccio un pensiero, qualsiasi pensiero. Per esempio, stasera che faccio? Ok, ma mentre medito io non seguo questo pensiero. Perché non lo seguo? Perché la nostra mente funziona in questo modo, che noi seguiamo ogni pensiero. Certo. Cioè siamo pensati,
non è che pensiamo, cioè volendo essere proprio, diciamo, diretti, ma noi poi ci applichiamo in pensieri a catena, ipotesi, supposizioni, discorsi, eccetera, e questo produce anche stress. Quello ha detto quella cosa, quindi domani farà quello, eccetera. Allora, come ha detto la nostra ascoltatrice, scusa Penelope, Maria Teresa, ascoltarli e poi lasciarli andare. Ecco, lasciarli andare già è un termine dell'insegnamento, eh? Adesso noi non sappiamo se Maria Teresa è una persona che conosce lo Zoceno, ha già meditato, ma lasciarli andare è una tipica espressione di chi medita, no? Lasciare andare i pensieri vuol dire: io mi accorgo che sto facendo dei pensieri, ma mi accorgo pure che non servono a niente. Cioè, che vuol dire che un pensiero non serve a niente? Che è una manifestazione, come un riflesso di uno specchio, adesso spieghiamo anche il titolo, è un riflesso dello specchio. Quindi, per esempio, se questo adesso facciamo finta che questo è un libro in realtà, però facciamo finta che è uno specchio reale, ok? Allora, se noi gli mettiamo qualcosa davanti, quello si riflette. E quindi il pensiero è perfettamente così, è un riflesso dello specchio. Ma adesso ragioniamo, che ce ne frega a noi di questo riflesso? Oggi c'è un riflesso, poi c'è un altro, fra un istante mille altri. Quindi lasciare andare i pensieri vuol dire semplicemente come noi stessimo al cinema. Cioè immagini, la proiezione di immagini su uno schermo assomiglia a come funziona la mente. La mente è una scimmia, si dice nel buddismo, no? Tutti questi pensieri che si accavallano. Allora a volte qualcuno chiede, ma allora se io devo lasciare andare i pensieri senza seguirli, aggiungo io, ma allora io non devo, a volte però non è così, per esempio, se io devo organizzare che questo weekend voglio fare un viaggio, io devo comunque seguire dei pensieri, no? Devo andare a cercare il treno quando parte, oppure anche se sto lavorando, io devo seguire i pensieri, se no non produco niente, anche ora, io in qualche modo devo seguire dei pensieri, mentre parlo, sì, lascio andare i pensieri, ma a un certo punto se io lascio andare tutto e dico ragazzi arrivederci, io non continuo a parlare con voi, allora dobbiamo distinguere tra la produzione dei pensieri che è legata a una circostanza in cui noi siamo consapevoli che quei pensieri li produciamo perché ci servono per qualcosa. Allora un'altra cosa, cioè io studio un libro perché devo fare un esame all'università, è normale che devo seguire i pensieri. Ma altra cosa invece è l'attività mentale, che è la maggior parte della nostra vita, che è una produzione inconsapevole e inutile di catene di pensieri e di emozioni. Allora, se intendiamo così, allora ecco, questo vuol dire lasciare andare. Sì, perfetto. Ok. E invece Fabio chiede... C'è la possibilità di ricevere l'introduzione allo stato naturale. Eh sì, perché stato naturale è un modo con cui noi possiamo definire la nostra natura della mente, o la nostra parte profonda, o l'essenza della mente, o il nostro ripa, che è un termine specifico, no? Uh-huh. Ora, e qui Fabio, anche, come dire, dal tipo di domanda che fa, chi legge la domanda, cioè io, capisce che lui, come dire, sarà un meditante, forse anche conosce qualcosa dello Zocen. Ah già, perché qualche esperienza. Perché l'espressione introduzione allo stato naturale è proprio un'espressione tipica dello Zocen. Che vuol dire intanto introduzione allo stato naturale? Introduzione vuol dire questo, che tutti abbiamo la nostra natura della mente, ok? Mm-hmm. Ma che vuol dire introdurre a qualcosa che io già ho? Cioè, se io già ho lo stato naturale, che vuol dire che io ricevo l'introduzione? Vuol dire che se io ho davanti a me una persona che stabilmente è nel suo stato naturale, lui può trovarsi nello stato naturale insieme a me simultaneamente, e in questo momento è come se facilitasse il mio riconoscimento del mio stato naturale. Non so se sono stato troppo cerebrale, dimmelo tu perché... No, ho capito cosa intendi. Questo significa, però, e questo si chiama stato del guru yoga. Dimmi. Okay. No, da, come dire, io conosco lo Zocen attraverso voi, però non ho mai fatto veramente meditazione, eccetera.
Ma la domanda mi c'è la possibilità di ricevere l'introduzione? Sembrava come qualcosa di, come dire, come un'iniziazione. Sì, ma infatti questa è la seconda parte della domanda. Ah, Io, come dire, voglio rispondere, non voglio sfuggire. ok. No, 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 non Sì, capisco. allora, quando qualcuno che ha una conoscenza stabile dello stato naturale permette che anche chi gli sta davanti facilita, come dire, questo riconoscimento in un'altra persona, questo si chiama introduzione allo stato naturale. Nello Dzogchen non si chiama iniziazione, si chiama introduzione allo stato naturale. È possibile, certo, è possibile quando si incontra una persona che ha quella conoscenza. Poi la persona che ti introduce, non bisogna però pensare che l'introduzione allo stato naturale sia necessariamente una cerimonia rituale particolarmente complessa, come io credevo all'inizio, cioè questo mi introduce allo stato naturale, no? Per esempio, Shogyam Nankai Norbu, che era un laico, una persona molto semplice, anche se un maestro del lignaggio riconosciuto, realizzato. E lui arrivava ai ritiri vestito con una maglietta, un pantalone e introduceva i suoi discepoli. Quindi introdurre anche chi ha una conoscenza non necessariamente introduce nel modo che il discepolo si aspetta. E poi, ok, questa è l'introduzione allo stato naturale. Poi dal punto di vista rituale non è una cosa su cui soffermarsi perché non è una cosa, diciamo, formale. Ogni qualvolta noi siamo dinanzi a una persona che ha una conoscenza, questo ci introduce. Voglio anche Ma smitizzare quindi anche, per esempio, anche tu Fabio lo puoi fare, o è solo dei maestri, cioè sì. nel senso. Allora, sì, diciamo, la domanda è giusta. Allora, nell'insegnamento Dzogchen, la parola maestro è una parola che si usa pochissimo, nel senso che, per esempio, nell'insegnamento Sutra, nell'Hinayana Sutra, un praticante, un monaco più esperto che pratica con un discepolo, già quello si chiama un maestro, però non è detto che questo maestro debba avere chissà quali qualificazioni. Ma nell'insegnamento, anche adesso, a parte il buddismo, per esempio, io faccio corsi, diciamo, di meditazione, come tu hai detto, e ogni tanto incontro qualcuno che mi chiama maestro. Questo chiaramente mi chiama maestro pensando a come si usa questa parola nel contesto della mindfulness o anche della psicologia, no? O non parliamo Infatti, di. Fabio, ti interrompo perché abbiamo una domanda da Adriana che chiede se sei un maestro a Napoli. Esatto, e quindi no, io sto rispondendo, però prima di dare risposta secca, Vabbè, prima di dare risposta secca voglio anche dire che cosa io intendo adesso per maestro, se no. Quindi, allora, una persona che ha seguito prevalentemente mindfulness oppure scuole psicologiche di meditazione o anche Hinayana, vi chiamano maestro, ok, io dico va bene, maestro. Però quando noi parliamo di Dzogchen, noi parliamo di qualcuno che ha una realizzazione stabile ed elevata. In poche parole, io ovviamente, visto che sono qui come un discepolo e come un praticante, diciamo, della comunità Dzogchen, quando mi chiamano maestro, io per un attimo sobbalzo dalla sedia, no? Perché sobbalzo? Perché, diciamo, per me, per così dire, nel contesto dello Dzogchen, il maestro è una persona completamente realizzata, che ha delle qualificazioni oggettive e non fantasie, e quindi chiaramente io non sono maestro. Dopodiché, in altri contesti la parola maestro si usa in modo non, diciamo, specialistico, però rispetto a uno che introduce la natura della mente, ecco, quello è un maestro, e io certamente penso di essere stato abbastanza chiaro, però è anche importante capire il senso della parola. Abbiamo poco tempo, quindi chiaramente magari così, però ho tentato di far capire la differenza. Certo, no, direi che è chiaro. Ad ogni modo, tu fai dei corsi di meditazione a Napoli, immagino.
Allora, io faccio corsi di meditazione a Napoli nella comunità, nella sede della comunità Zazen di Napoli. Napoli ha una tra l'altro è la prima sede della comunità Zazen, perché Shogyam Rinpoche Norbu è vissuto per i primi 20 anni in cui è stato in Italia a Napoli. Ma la comunità Zazen è fatta così: noi abbiamo che tutte le principali città italiane hanno un Ling. Ling vuol dire sede locale, quindi Napoli, Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Torino, eccetera. Basta andare su Google, si scrive comunità Zazen Torino, Napoli, eccetera, si ha un'indicazione e si entra in contatto con i praticanti di quella comunità. Io sono un istruttore della comunità Zazen, che individuato dal mio maestro Shogyam Rinpoche Norbu, e quindi tengo corsi di meditazione a Napoli, ma in realtà per lo più li tengo a Merigar. Merigar è la sede principale della comunità Zazen in Europa, è stata fondata più di 40 anni fa da Shogyam Rinpoche Norbu sul Monte Amiata, ai piedi del Monte Amiata, nei pressi di un paese che si chiama Arcidosso, che fu individuato come terra, luogo legato a un'energia particolare per la fondazione della comunità. E questo si chiama Gar. Gar vuol dire sede principale. Nella comunità Zazen noi abbiamo sedi principali in quasi tutti i continenti. Chiaramente ci vediamo, siamo anche organizzati, eccetera, in modo diciamo trasversale. Poi vado nei Ling o anche non nei Ling, dove insomma mi invitano. E poi anche nell'insegnamento Dzogchen si dice una cosa che secondo me è importante da dire adesso, cioè che chi si avvicina per esempio a questo insegnamento, ma in generale chi si avvicina a un cammino interiore, si de deve molto fidarsi di se stesso. Questo fu una cosa che mi piacque molto quando l'ascoltai nel 1999, come dire, e non correre dietro a titoli o a neanche al curriculum. Per esempio, Shogyam Rinpoche Norbu è stato riconosciuto come un reincarnato, però lui ha sempre detto: per favore, voi non dovete frequentarmi perché vi hanno detto che sono reincarnato. Si presentava tra l'altro in ritiro in maglietta, forse anche per questo. Questo è molto importante perché la trasmissione della conoscenza è una cosa che parte dal cuore e dall'essere della persona verso l'altra. Ed è in questo campo, che è un campo che è un po' al di là della mente, questo è un campo al di là, il riconoscimento interiore al di là della mente. Questo non funziona né per titoli, né per dimostrazioni, né per narcisismo. Pensate che nel testo, uno dei testi principali, scritti da Shogyam Rinpoche Norbu, che si chiama Il Vaso Prezioso, ci sono 40 pagine su come analizzare una guida spirituale o un maestro. E principalmente si dice questo: osservate se questa persona ha integrato la meditazione nel comportamento, cioè quello medita, ma quando voi lo vedete nella vita quotidiana è schiavo delle passioni, è schiavo dell'ego, è schiavo del potere, cioè sì, è schiavo del potere, allora non lo seguire, non correre dietro, cioè il riconoscimento dell'insegnamento che uno vuole seguire, della guida che uno vuole seguire o del maestro che uno vuole seguire, funziona da cuore a cuore e comunque è una cosa essenziale. Noi siamo stati abituati nello Dzogchen a sì, avere anche un maestro, ma principalmente a fare capo su di noi, anche perché nessuno ti può far realizzare, cioè la realizzazione dipende da noi. E se i tempi sono maturi, noi troviamo le persone che in quel momento ci fanno da specchio. A proposito dello specchio, il senso poi profondo di specchio, cioè perché questo libro si chiama Lo Specchio? Io subito l'ho detto a Penelope: guarda, io vorrei mantenermi questa cosa per la fine, perché, come dire, perché è un po' complessa. Adesso io cerco di essere il più diretto possibile. Lo specchio è proprio la nostra natura essenziale, cioè lo specchio è proprio la natura della mente che noi dovremmo scoprire. Ma perché viene detto che è come lo specchio? Perché vedete, lo specchio è vuoto. Che vuol dire vuoto? Che quando uno ha davanti uno specchio, non è che noi possiamo cercare il sé dello specchio. Io voglio prendere l'essenza dello specchio. E ok, possiamo andarci vicino, possiamo anche frantumarlo, ma non troviamo niente dentro, no? Cioè lo specchio si definisce a partire dalla sua funzione. E qual è la funzione? Che tutto quello che gli metti davanti si riflette.
uguale alla nostra natura. La nostra natura essenziale non è eterna, non è immortale. Voi conoscete il principio dell'impermanenza. Cioè, scoprire la nostra natura essenziale non vuol dire scoprire il sé o scoprire una cosa permanente, è vuota, così si dice nel buddismo. Vuota non vuol dire che non è niente, attenzione, vuota non è nichilismo, vuota vuol dire che tu non puoi definirla proprio perché al di là dello spazio e del tempo ed è ineffabile. Ineffabile anche nei testi biblici. Che vuol dire ineffabile? Anche da forfaris, che in latino vuol dire parlare, che non se ne può parlare. Cioè, quindi non è al di là di una definizione. Però tu la vedi in azione quando manifesta dei riflessi. Per esempio, concretamente, voi non potete dire, ah, io ho scoperto il sé o l'essenza della mente di Fabio Risolo che vi sta parlando. Però io adesso sto manifestando dei riflessi, cioè qualcosa, no? Ora, però, i riflessi, poi, vorrei dire l'ultima cosa, no? Senza esagerare, i riflessi però... come dire, fanno anche essi parte dello specchio, cioè sono la nostra manifestazione, i riflessi. Però se poi cerchi di prendere, per esempio, quando noi diciamo io amo veramente, questa è solo un'analogia, eh? Ok, dici, ma io amo, ma tu mica puoi possedere l'amore, no? È come lo specchio, si manifesta. Allora ecco che questo termine, per infatti pensate che i maestri zocen tibetani tradizionali quando introducevano, mi sono chiesto che vuol dire introduzione diretta. Sapete alcuni maestri come facevano? Andavano vicino al maestro, al discepolo e gli facevano vedere lo specchio. E allora il discepolo diceva: sì, maestro, mi introduci? E dice, io ho già introdotto, diceva il maestro. Cioè il maestro aveva mostrato cos'è la natura della mente, è vuota, ma ha ogni potenzialità, cioè riflette qualsiasi cosa. Però non è che lo diceva con le parole al discepolo, magari tradizionalmente, adesso. Si spiega con le parole. Quello però prima o poi doveva capire che questa era una cosa ineffabile. Ecco, adesso forse sono riuscito a dire. No, beh, direi che hai detto bene, è chiaro e insomma, poi chi vuole approfondire può ovviamente acquistare il libro Lo specchio, un consiglio sulla presenza e la consapevolezza, che come abbiamo visto è un libricino semplice, chiaro, adatto a tutti quelli che sono interessati allo Dzogchen, che si vogliono avvicinare o anche sono curiosi di questa tradizione tibetana. E poi noi siamo disponibili, quindi voglio dire io in primis, ma tutti gli altri istruttori della comunità, contattateci personalmente attraverso Medical, attraverso le sedi di città e possiamo ovviamente rincontrarci. Oltre al consiglio concreto di leggere questo testo che è un tesoro e si legge a vari livelli. Cioè uno legge la prima volta e comprende molte cose, eh? Leggi la seconda volta e ti sembra che stai leggendo, io l'avrò letto decine di volte perché un testo consapevole alla base, no? Ha vari livelli di lettura. Questo lo sappiamo anche dalle grandi opere d'arte, no? Se uno legge la Divina Commedia, ogni volta che la leggi scopri mille altre cose. Chiaro. Un'ultima domanda che ti fa sempre Fabio, prima di lasciarci, ti chiede: all'interno della comunità c'è un maestro qualificato dal quale ricevere l'introduzione? Beh, c'è un maestro qualificato che diciamo, se c'è una richiesta, questa richiesta si fa alla segreteria di Medigar, quindi Medigar è la sede principale in Italia, e c'è il figlio di Chogyam Ngken Horbu, che è un maestro riconosciuto, che non particolarmente spesso, però insomma dà questa introduzione. Quindi se voi proprio siete interessati a questa cosa specifica, magari perché avete letto altre cose del maestro, Chogyam Ngken Horbu, quindi se c'è una motivazione, scrivete alla segreteria del GAR, cioè della sede principale italiana che è Medigar, basta che scrivete su Google Medigar Comunità Zocen e entrate in contatto con la segreteria e fate questa richiesta, appena possibile di riceverla. Io non so dirvi quando, ma c'è questa possibilità. Ok, bene, grazie. E io invece volevo condividere, insomma, visto che ci sono delle persone interessate, il workshop che terrai tu, Fabio, con Hatha Yoga Foundation il 18 e il 19 febbraio, un workshop di 2 giorni che si tiene online su Zoom,
potete trovare tutti i contatti e anche insomma come iscrivervi sulla pagina Facebook di At Yoga Foundation. Potrebbe essere una buona occasione insomma per conoscere più da vicino lo Dzogchen, perché c'è una parte noi in questo caso praticheremo anche, ecco, faremo delle pratiche rimeditative. Per cui se siete interessati è indubbiamente un'ottima occasione. Io ti ringrazio Fabio e ti ringrazio per il tuo tempo che ti sei dedicato e per questa chiacchierata, come dire, sempre arricchente. Vi ringrazio tutti quelli che si sono collegati, tutti quelli che ci ascolteranno in futuro. E vi ricordo, anzi vi anticipo, che il 16 febbraio avremo la presentazione di un altro libro della Shanshung Publication, che è Evolversi. Per cui se siete interessati... È un testo molto semplice e molto diretto, avremo la possibilità di approfondire tutti questi concetti. Esatto, vi siete tutti invitati. Io vi ringrazio, grazie Fabio, grazie, grazie a te, grazie a tutti dell'attenzione. E vi auguro una buona serata. A presto. Ciao, grazie, a presto.